Sì, innanzitutto tengo un incontro per parlare con i giovani su ciò che è avvenuto lo scorso fine settimana alla Rocca Malatestiana, un confronto con alcuni studenti provenienti dai vari istituti scolastici fanesi che hanno detto la loro riguardo l'aggressione subita da due ragazzi da un gruppo di 20 persone. Promotore di questa iniziativa, l'assessore Barbara Brunori, che ha voluto dar voce direttamente ai giovani. Uno dei punti che abbiamo analizzato tutti insieme è la gentilezza, che ci aiuta a crescere perché è un valore sociale, che in maniera pratica, un esempio pratico è quello del volontariato, che fa crescere noi all'interno, però aiutiamo anche il prossimo. E secondo noi è una cosa molto importante che i giovani d'oggi dovrebbero cominciare a fare. Siamo qui come giovani di Fano, oltre perché per prendere le distanze da quel che è successo, per mandare un messaggio affinché tutti si sentano liberi di esprimersi come meglio credono. C'è stata una narrazione falsa sulla città e sui giovani di Fano, per cui quel che è diverso viene visto male, e questa è una cosa, è un'idea diffusa. In realtà non è così, noi giovani siamo diversi e siamo qui proprio per portare questi concetti. Lo spirito di questo incontro era, come abbiamo già detto, far capire, no, alle vittime innanzitutto che gli siamo vicini, che siamo vicini a tutte quelle persone che subiscono questo tipo di violenza, si può dire, anche che non denunciano questo tipo di violenza, ma soprattutto appunto mostrarci aperti del tutto, il più possibile disponibili, a aiutare a chi commette questo tipo di atti a capire quello che effettivamente stanno facendo, perché io sono convinta che la maggior parte delle persone che commettono questi atti di violenza non si rendano conto di quello che fanno veramente. Quindi sì, siamo qui appunto per fare una specie di chiamata alle armi, alle armi però della pace, perché se non è giusto neanche venire qui e dire ascoltate quello che stiamo dicendo perché noi siamo nel giusto. È giusto semplicemente, noi siamo qui per sollevare un problema, non per portare una soluzione. Quindi già se viene sollevato un problema, finché se ne parla, si può sempre risolvere. Per me la maggior parte del lavoro, della creazione di una persona viene dal dibattito, e come ho detto, infatti la scuola non è per forza il luogo adatto per tutti. C'è gente che magari la evita per motivi personali, quindi il dibattito fra i ragazzi, che alla fine è quello che ci crea il dibattito, e non dobbiamo andare verso una polarizzazione, magari cerchi solo le persone che ti sono più simili, può formarti in diventare una persona migliore, in comprendere più gli altri. Per questo gli spazi pubblici come la Rocca, ho detto, o il Bastione San Gallo, sono fondamentali, ma anche un nuovo posto sarebbe bellissimo in cui far parlare i ragazzi, in modo che questi eventi non accadano più, non attraverso l'esclusione di coloro che li commettono, ma l'inclusione di tutti per far diventare tutti persone migliori. Ho voluto fortemente creare questa iniziativa oggi con i giovani, proprio perché di solito quando avvengono dei fatti in città, i giovani non entrano mai in dibattito, non entrano perché non hanno gli strumenti, non entrano perché a volte sono inibiti e altre volte proprio perché hanno paura di non avere uno spazio. Ecco, io oggi voglio essere il loro strumento, voglio dar voce alle loro necessità, voglio iniziare con loro a dire tutto quello, a raccontare tutto quello che mi hanno raccontato in questi giorni, che a gran voce mi chiedono: facciamo la pace? Questa frase ci deve far riflettere, perché loro hanno delle nuove necessità, vogliono fare della loro esistenza una narrazione al positivo, perché non è solo quello che succede con il clamore mediatico che inevitabilmente trasforma anche la vita che gli appartiene. Loro sono tanto altro, e questa è un'occasione per raccontarsi.